forse non sono, questo è sicuro. Grazie, sono contento di essere per qualche momento insieme a voi, innanzitutto per incoraggiarvi e per proseguire con maggiore sempre intensità riflessioni. Ho ascoltato l'ultima parte dell'intervento dell'ultimo relatore e mi sembra veramente interessante lo sforzo e il tentativo di dare seguito a quanto Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si ha affidato a tutti voi. Ieri pomeriggio ho avuto un'altra occasione per presentare l'enciclica insieme ad alcuni ex ministri dell'ambiente e persone coinvolte nella riflessione ambientale. Io mi permetto soltanto di ricordare che l'enciclica Laudato Si è molto complessa e anche davvero una grande sfida per tutta l'umanità, ma soprattutto per gli intellettuali. Guai a noi se facessimo la stessa cosa che è successo per la Caritas in Veritate. Voi sapete che Papa Benedetto XVI ha promulgato l'enciclica Caritas in Veritate e tutti erano contenti, tutti entusiasti, però poi dopo tutto si è affievolito. Ecco, io vorrei che, mi auguro che l'enciclica Laudato Si non faccia la stessa fine della Caritas in Veritate. Tanto entusiasmo, tanto interesse, però poi perché? Perché credo, come è avvenuto per la Caritas in Veritate, ho la sensazione che stia avvenendo anche per la Laudato Si. Cioè, ho la sensazione che si legga l'enciclica prendendo ciò che è più utile o più confacente alle proprie competenze. Certo, ognuno di noi dà un contributo in base alle proprie competenze, però non dobbiamo perdere di vista il cuore dell'enciclica, altrimenti noi rischiamo di riportare fuori nel tempo la stessa provocazione di Papa Francesco. Allora io mi permetto soltanto di offrire a voi come ipotesi di riflessione qual è il cuore dell'enciclica. Per il Papa, a mio parere, è il passaggio dal rapporto uomo-natura, che è stato al centro del dibattito per tanto tempo, ad un nuovo rapporto che non è più binomio, ma trinomio: natura, uomo, società. La grande novità dell'enciclica è proprio questo invito del Papa. Se vogliamo costruire la casa comune e vogliamo recuperare il ruolo della natura e dunque del creato nella costruzione di un nuovo sviluppo umano, dobbiamo ripensare questi rapporti, non più il rapporto uomo-natura, ma un rapporto che ha tre pilastri, tre soggetti: natura, uomo e società. Perché Papa Francesco ci invita a fare una rivoluzione culturale per poter costruire, per ipotizzare o mettere in atto un nuovo sviluppo globale. E allora credo che dobbiamo, a mio parere, porre l'accento. Noi siamo abituati a un rapporto uomo-natura impostato su un'etica. Bisogna rispettare la natura. No, questo credo. Cari amici, bisogna prendere atto che questo discorso è fallito. E attenzione, non soltanto per i credenti. Tanto è vero che il Papa scrive l'enciclica per tutti. Non scrive la civica solo per i cattolici, ma per tutti. E questo è purtroppo fallito, che è fallito non soltanto per i credenti, ma anche per i non credenti. Lo dicevo anche ieri sera, tutti coloro che provengono da una esperienza di riflessione marxista o liberale, bisogna prendere atto che i risultati sono, ahimè, gravi. Ecco perché vorrei che da parte vostra, che siete impegnati in questo tentativo importante di ricerca, di promozione, che
il ritorno a un'attenzione alla natura non può avvenire solo in rapporto all'uomo, ma deve venire in rapporto al binomio uomo-società. È qui che è il vero problema. Se noi risolviamo il rapporto uomo-società, possiamo recuperare il rispetto per la natura. Non basta più un rapporto o una riflessione puramente etica. E allora dobbiamo risolvere questo problema. Il rapporto uomo-società, che oggi è inscindibile. Chi pensa di astrarre l'uomo dalla società fa un'operazione anticulturale. Chi non prende a cuore la costruzione della società all'interno del quale l'uomo possa realizzare pienamente la propria vita, sarà difficile riconsiderare il creato come parte integrante della casa comune. L'assenza della capacità contemplativa del creato, a cui la Sacra Scrittura ha pagine bellissime nelle sue, soprattutto nei Salmi, questa contemplazione del creato. Non ci sarà contemplazione del creato se non ci sarà una proposta per l'uomo che sia capace di aiutare l'uomo ad essere protagonista della costruzione della società. Direi che esiste un rapporto diretto tra costruzione della società e rispetto e recupero della dimensione contemplativa e della bellezza del creato. Io penso che questo rapporto oggi non è così scontato, anzi è tutto da ripensare, a cominciare con la grande preoccupazione di Papa Francesco dei poveri, perché Papa Francesco e la sua enciclica mette in evidenza come di fatto poi le prime vittime di questo del degrado ambientale o del non rispetto della natura cade proprio sui poveri, sulle persone, le classi più disagiate. E allora mi permetto e concludo di augurarvi che nel vostro sia pure competente e qualificato settore di riflessione non si perda di vista la globalità del problema, perché altrimenti si rischia di portare fuori la natura isolandola dal rapporto uomo-società, che a mio parere è il vero problema da risolvere oggi, perché se noi non avremo uomini e donne soddisfatti della propria vita, della propria esistenza, non ci sarà mai proposta di rispetto della natura che tenga. Chi non è soddisfatto della propria esistenza sarà portato a distruggere tutto, ma non la natura, distruggere il proprio fratello, utilizza il proprio fratello. E qui mi permetto di dire così, ma una battuta un po' anche teologica, devo dire che attenzione a non strumentalizzare la natura anche in questa prospettiva, perché ho la sensazione che si sta strumentalizzando la natura per interessi umani. Faccio un esempio, per esempio il problema del prolungamento della specie, il passaggio dal creato alla dimensione umana. Oggi la gente ha nella testa l'idea che noi siamo frutto del prolungamento della specie, cioè il passaggio dalla strumentalizzazione di ciò che appartiene al mondo della natura a ciò che invece non appartiene al mondo della storia. Ecco, se arriva fino a una strumentalizzazione della natura facendo dire alla natura ciò che invece la natura non dice e non può dire, perché la natura è a servizio e la collaborazione con l'uomo. Dio ha creato tutte le cose perché l'uomo potesse essere davvero signore della storia e contemplando la natura scoprire la grandezza di Dio. Io vi auguro che davvero possiate dare un contributo significativo per promuovere la grandezza dell'uomo e la grandezza del creato. Grazie.